per il primo quarto d'ora dove avevate avuto comunque 3-4 palle in uscita, o per la palla che spreca Ezibwe sul 2-1, perché secondo me sono quelli i due episodi, al di là che poi vabbè, gli ultimi 10 minuti l'avete quasi rimessa in piedi, però l'avete compromessa forse in quel primo quarto d'ora non sfruttando le occasioni, diciamo nei primi due quarto d'ora dei due tempi, direi. Beh sì, è chiaro che tanto venire a giocare qui non è semplice. Davanti avevamo la prima in classifica, meritatamente, gioca un calcio molto bello, ma lo sapevamo. Però secondo me noi abbiamo possibilità di andare avanti con delle occasioni nette, costruite bene. E poi il rammarico è che Napoli se ti deve far gol, ti deve far gol secondo me in un'altra maniera. Quindi secondo me il primo gol troppo facile mi ha fatto saltare Osimhen con una palla che non era molto tesa, no? Molto, molto veloce, era abbastanza leggibile e la preventiva che l'avevamo fatta bene, poi lasciamo uscire Osimhen col colpo di tacco e vanno dall'altra parte. Poi la grande qualità del Napoli si è vista anche oggi. Peccato perché poi possiamo secondo me riaprire subito la partita, era una buona partita. Posto così? Sì, facciamo un altro del messaggero e chiudiamo. Stagione, 24 punti in 15 partite, non dico che avresti messo la firma, ma insomma, diciamo che forse sono stati spalmati un po'. Se tu fai due pareggi, non so, dico adesso Inter e Roma in casa e vinci con Cremonese e Lecce, e oggi qua siamo. Adesso magari questi 3 punti in 4 partite un po', fra virgolette, annacquano apparentemente un po' l'entusiasmo, però insomma il bilancio credo che sia comunque Sì, positivo. sono d'accordo con te. Insomma, i punti non sono stati distribuiti equamente. Le 6 vittorie di seguito, chiaro che poi non vinci da un mese, ma 15 partite hai perso col Milan, la prima, oggi a Napoli. Qua a Napoli hai perso col Torino in casa, insomma 24 punti, ottavo posto. Secondo me il bilancio è molto molto positivo, soprattutto il percorso di crescita che abbiamo fatto e quello che mi piace è andarcela a giocare. Anche oggi siamo venuti qua, abbiamo affrontato il Napoli. Prego. Salve mister Radiamore, Buonasera. è stata sicuramente una delle sfide più difficili per il Napoli capolista in campionato. È la prima volta che abbiamo visto il Napoli giocare con un baricentro più basso rispetto al solito. Detto questo, lei però ha parlato di un gol facile subito all'Udinese, il primo quello di Osimhen, però non pensa che anche i gol subiti dal Napoli, tra virgolette, sono state comunque fatti per le qualità dei suoi giocatori, no? Hanno comunque un bel gioco, ha messo in campo un bel gioco, come le dicevo, ha messo anche in difficoltà il Napoli, però ecco, il Napoli forse in quel momento si era anche un po' rilassato, no? Forse per questo ha trovato anche una via più semplice per il gol. Ma è chiaro che quando si subisce dei gol c'è sempre qualcosa che non funziona, o a livello tattico, a livello di errore individuale o a livello di reparto. Io ho detto che sicuramente il nostro pericolo principale era Osimhen, perché è l'unico terminale, diciamo, fisico dentro l'area, e su queste palle ci siamo preparati bene, le sapevamo, le abbiamo viste, abbiamo valutato. Dispiace perché secondo me non era, dico che non è che Osimhen ha fatto un gran gol, però la palla non era molto veloce, era una palla che secondo me non aveva una velocità, aveva una velocità che si poteva gestirla meglio. Ecco, questo dico, stare un po' più attento sulla marcatura. Poi si rimane anche la capacità straordinaria di questo ragazzo a trovare sempre la coordinazione giusta. Poi secondo me anche i nostri gol sono stati, io non so se il Napoli si è rilassato, questo lo dovete chiedere a Spalletti, non a me. Noi abbiamo pensato a spingere fino alla fine e secondo me abbiamo costruito 2 grandi gol, perché il primo sono una giocata di coppia bellissima e il secondo un tiro straordinario di Lazar da fuori, quindi peccato perché si poteva portare a casa qualcosa, non ce l'abbiamo fatta, ma di fronte secondo me la squadra che merita la classifica in questo momento e noi ripartiremo dalla prestazione con coraggio, con ordine, con gioco che siamo venuti a fare qui. Mister, buonasera, sono qua. Innanzitutto complimenti per la sua squadra, credo che sia la vera sorpresa del campionato. Sicuramente la più bella vista finora qui a Napoli. Ecco, lei prima diceva abbiamo accettato, diciamo, la partita spingendo, è da leggersi in questo senso la sostituzione poi di Success al posto di De Olofeo piuttosto che un centrocampista come magari ha fatto poi dopo con Samardžić, cioè voleva proprio ancora di più guadagnare campo. Sì, esattamente sì, perché non
per me non aveva nessun senso, cioè io concepisco il calcio sempre rispettando assolutamente molto l'avversario, perché rispettare l'avversario non vuol dire averne paura, rispetto a una cosa timore è un altro.